qualcosa di delizioso. Una scatolina porta dolcetti. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi faremo insieme quello che secondo me è qualcosa di delizioso. Una scatolina porta dolcetti, semplice semplice da realizzare, ma il cui contenuto è la sintesi del vostro amore per il vostro fidanzato, per il vostro marito. Qualcosa di dolce, gustoso, che dia piacere. Insomma, cosa c'è di più buono di un dolcettino per regalarlo per San Valentino? Se poi contornato da una scatolina molto molto bellina, perché no? Se volete creare dei biscotti buoni buoni o dei medaglioni di cioccolata, per esempio, da mettere dentro questa scatolina, cliccate qua e accederete al video di Due Cuori e una Cappa, il mio nuovo canale che ho insieme a mio marito, dove parliamo di cucina, dove farò i biscotti e i cioccolatoni per questa scatolina. Mentre se dovete realizzare la scatolina, spostiamoci insieme sul piano del lavoro e andiamo a realizzarla insieme. Ecco l'occorrente per costruire il nostro scatolino che io userò come porta dolcetti, ma che voi potrete usare per metterci qualunque cosa dentro, qualunque pensierino per San Valentino. Ma io appunto per San Valentino, come vi dicevo, uso regalare dolciumi, così piccole cose, giusto un pensiero d'amore. Allora, innanzitutto l'attaccatutto o la colla vinilica, poi una fustellatrice e un nastrino rosso. Non occorre che sia così grande, anzi meglio che sia più piccolo, perché questo è troppo grosso, ma non riesco a trovare il nastrino piccolo. Poi forbici, matita. Scaricatevi da Facebook le sagome dello scatolino. So che non state vedendo niente, vediamo via vicino. C'è la sagoma del cuoricino e la sagoma proprio invece di uno dei lati dello scatolino, che qui non si vede, ma giuro che è disegnato. Lo vedete? Olè, ecco, forse di sbieco. Eccolo qui, è disegnato come vedete, e lo troverete sull'album Lo Scatolino di San Valentino, sulla mia pagina Facebook. Naturalmente il link lo trovate, manco a dirlo, qua sotto nel box informazioni. Quindi la mia passione, i sottotorta. Voi sapete che faccio sempre un sacco di cose con i sottotorta e anche oggi ritornano. E cominciamo proprio dai sottotorta. Come prima cosa tagliamo il sottotorta in maniera armonica, proprio a giro, quindi stacchiamo la parte del pizzo, diciamo così, dal sottotorta, perché questa volta useremo anche la parte centrale. Io qui infatti ci conserverò i biscotti o i cioccolatini. Naturalmente, per la ricetta dei biscotti e per la ricetta dei cioccolatini non vi abbandono, ma vi rimando al mio secondo canale, Due Cuori e una Cappa. Cliccando qui troverete subito il video a cui mi riferisco. Qui troverete quello dei biscotti e qui troverete quello dei cioccolatini. Quindi buona visione e iscrivetevi anche di là se vi sto simpatica. Lì c'è anche mio marito a pasticciare insieme a me. Quello è un video più a gestione familiare, diciamo così. Lì le competenze non sono certificate, quindi possiamo scherzare un po' di più. Quindi continuiamo a ritagliare tutto il nostro giro torta, ben bene. Da parte, dopo aver tagliato questa parte tutta coperta, perché questa appunto poi ci servirà per conservare proprio i nostri biscottini o i nostri cioccolatini, mentre quest'altra parte la useremo per decorare il nostro scatolino, però non così spesso. Quindi tagliamo più o meno un nastrino che passi a metà
del pizzo. Così, qua potete andare più agevolmente. Questo non ci serve, lo conserveremo se voi fate spesso opere di scrap o collage, conservatelo, se no buttatelo via. E questo invece ci servirà per decorare il nostro scatolino. Adesso prendiamo le nostre sagome. Nella foto su Facebook non vi preoccupate, perché troverete anche dettagliatamente le larghezze, le altezze, quindi potrete fare tutto con grande, grande precisione. E andiamo a ritagliare. Per fare uno scatolino servono due sagome di queste, quindi fate questo lavoro per due volte. Bene, a questo punto, una volta ritagliate, piegate le alette in modo da riformare la sagoma di un cuore, che comunque nella foto di Facebook troverete già tratteggiato, quindi verrà veramente veramente molto semplice. Quindi uno, va bene? Ok, mettete da parte quello che avete fatto, perché tanto poi i cuoricini andranno, vedete, attaccati così a formare questa sorta di scatolino, questa sorta di vano contenitivo. Prima di riporli completamente, vi suggerisco di fare una cosa. Forate con una fustellatrice, fate un foro ben bene al centro, così, ok? A questo punto metteteli da parte e ritagliamo il nostro cuoricino. Anche di questo la sagoma la trovate nella pagina Facebook di Arte per Te, di cui trovate il link nel box informazione, e l'album delle foto che contiene queste sagome si chiamerà La scatolina a cuoricino. Abbiamo quindi tutti i nostri pezzi pronti per essere assemblati. Cominciamo. Quindi prendiamo questo nastrino e cominciamo a dargli una sorta di plissettatura, così facciamo delle pieghe una sull'altra, dandogli appunto il verso del cuoricino, perché poi dovremo metterlo qui e dovrà uscire solamente il bordino dal cuoricino. E pieghettate. Quando pensate di essere più o meno a metà, cominciamo ad appiccicare sul cuore. Bagniamo un po' il retro del cuore, non troppo, così, rigiriamolo e piano piano, partendo dal centro, ordinatamente sistemiamo il nostro pizzetto. Io ne ho tagliati due, ma fa niente. Arrivati al centro, date la forma ad angolo, vedete? Così dritto, e tagliate, zac. Io per sbaglio ho tagliato due centrini sovrapposti, perché questi centrini sono spesso pressatissimi l'uno sull'altro, e vabbè, non fa nulla, voi fatelo con uno, io oramai devo continuare con due, se no mi cambia la trama. Quindi ripiegate, bagnate di nuovo il retro del cuore, sovrapponendo anche le parti dove già siete andati col centrino, ripiegate l'angolo e procedete di nuovo con la plissettatura tutto attorno. Fate in modo che il vostro cuoricino sia tutto contornato da un volantino bellissimo. Con uno vi verrà più semplice. Ma come ho fatto? Perfetto. A questo punto tagliate l'eccesso, tagliate via l'eccesso. Già che io ne ho presi due, a questo punto li separo, li divido in modo da fare più volume, quindi se volete potete farlo anche voi. Non volendo, ho arricchito maggiormente la decorazione.
La nostra decorazione per il centro della scatolina è pronta. Qui naturalmente scriveremo la dedica, a chi regaleremo la scatolina, il contenuto, quello che vorrete voi, il messaggio. Ora prendiamo i due pezzi della scatolina che precedentemente abbiamo preparato e mettiamo la colla sulle parti col segno. Allora, queste le chiudete così. Tac, guardate. Questa la mettete qua, così. Quindi chiudete il cuore in questo modo, fate creare l'angolo all'interno e abbracciate anche l'altra faccetta. Ok, così. Così chiudete bene, che tutti i lembi siano a margine. E voilà, adesso decidiamo dove, io lo metterò qua, così c'ho anche il passaggio del nastrino ben scoperto, sulla parte con tutto questo ambaradan di pizzo, conviene sempre, cioè la colla si mette sempre sulla parte da appiccicare, verso un bel po' di colla, e dopo aver capito dove posizionarlo, lo adagerò in maniera armoniosa, schiacciando. La scatolina naturalmente sta così di sbiego, poggiata, già sta da sola in piedi. Adesso prendo il mio nastro, va bene questo, dalla parte libera passo il nastrino, prendo la parte di centrino che mi ero preparata precedentemente e la parte oliata la lascio interna, lo piego in quattro, così, amoruccio, ciao! E all'interno di questi conetti che si vengono a formare mettete o i biscotti qui, per esempio, o uno per ogni vano, quindi se ne volete mettere quattro, perché qua ce ne vanno quattro, preparate due di questi dischi. Oh, brava Ombretta, preparate due di questi dischi, li ho tagliati due, perché questi sono due sovrapposti. Ce lo stavamo dimenticando, hai visto? Ogni impedimento è per giovamento, avevano ragione gli antichi. Io ne ho tagliati due non apposta, ma siccome la scatolina è abbastanza spessa, penso che infilerò quattro biscottoni dentro, oppure infilerò biscottone, biscottone a lati esterni e cioccolatini invece nelle parti interne. Allora, inserisco, guardate, così, guardate che carino, ora è vuoto perché non c'è nulla dentro, ma poi vi faccio la foto anche con i biscotti dentro, e scavalco questi, passo il nastrino anche dall'altra parte, chiudere, 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 si può anche stringere di più, io non lo farò perché non v'è motivo, anche perché adesso lo devo riaprire. Poi il nastrino vi consiglio di farlo cadere dalla parte sguarnita, quindi mettetevi già dietro, così, tac, perché già la parte davanti è bella piena, invece la parte dietro così risulta anche un po' più rifinita. Qui dietro potrete scrivere la data, un piccolo messaggio, quello che più vi aggrada. E la nostra scatolina porta dolcetti di San Valentino, è bella e pronta. Per la scatolina guardiamoci le foto e poi ci vediamo dopo. Visto che
che carina con quel nastrino, il nastrino sottile, mi raccomando, c'è una differenza tra quello che vi ho fatto vedere in video e quello che vi ho fatto vedere in foto, perché poi l'ho trovato il nastrino sottile e allora l'ho messo. Avete visto che bellina? È bellina anche l'idea di confezionare i biscottini all'interno del sottotorta piegato in quattro, in modo proprio da non buttare nulla, da riciclare tutto e da avere comunque una confezione deliziosa e romantica, fatta di rosso e di bianco, come sono giustamente i colori di San Valentino, il rosso della passione e il bianco dell'innocenza, di un amore puro. E allora, spero che questo video vi piaccia, spero che i biscotti che vi abbiamo proposto su Blu Cuore una K vi piacciono anche, o i cioccolatini, sono buonissimi, i biscotti sono buoni, ma i cioccolatini, io preferisco la cioccolata, lo sapete, vi piaccia, passate, trascorrete un dolcissimo San Valentino e orpellatelo col vostro amore e con la vostra creatività. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci e buon San Valentino!